Ciao a tutti amici della Vergine, andiamo oggi a vedere questo interattivo per la settimana dal 30 maggio al 5 giugno. Vi ricordo che questi interattivi non sono sostitutivi del consulto privato e quindi quando io parlerò cercherò un po' di rimanere sul generico, perché insomma, quando si parla centinaia di persone non si può fare una stesa come se fosse personalizzata, però potreste comunque sempre prendere spunto, adattando al vostro caso, quello che io andrò a dirvi con questi interattivi. È un po' tardi, quindi ho la voce un po' bassa. Per chi invece volesse fare il consulto privato, vi do l'indirizzo per chiedere tutte le informazioni, che è questo qui. Allora, Vergine, vediamo per te la settimana dal 30 al 5. Beh, qui, nonostante siamo ancora, insomma, siamo quasi in periodo di, diciamo, di vacanze, di prime vacanze, qui c'è un'energia che porta al lavoro. Oh, queste sono carte veramente bellissime, seppur, diciamo, settoriali nell'ambito del lavoro. Quello che posso dirti, sarà una settimana questa qui in cui se tu mi chiedi roba di sentimento, eccetera, eccetera, io ti dico, guarda, in via del tutto proprio sincera, qui tu avrai ben altre questioni a cui pensare, sarai molto impegnata e qui potresti entrare in società con qualcuno. Vada bene, quando dico società non intendo per forza che tu debba entrare formalmente in una società, però vedi qui ci sono tre persone, l'asso di pentacoli e il tre di pentacoli mi fanno pensare ad un'impresa fatta con altre persone. Impresa di che tipo? Chi firmerà un contratto, un accordo con più persone, ma qui c'è proprio un'iniziativa dove tu e altri personaggi avrete da fare un lavoro insieme. Da che energia si viene? Qui si viene da un'energia di stanchezza, di non so che fare, indecisione, chi mi aiuta, chi non mi aiuta. Ma qui capisci, sono carte bellissime, proprio di ricchezza, sono carte forti, sono carte veramente forti. E può essere un periodo in cui tu non ce la fai più, un momento in cui tu credi di dover uscire da una situazione e da sola credi o da solo credi di non farcela. Qui però tu proprio praticamente devi fare il lavoro al computer, lavoro cartaceo, lavoro di organizzazione con gli altri, ma qui sarà, cioè quello che tu stai facendo, soprattutto le persone con le quali tu andrai ad intraprendere questa impresa con gli altri, questo accordo sarà super 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 favorevole. È come se questo asso di denari ti stesse annunciando, guarda che questo lavoro per te sarà vincente e proficuo. Ok, l'unica accortezza, ma anche se qui lo sviluppo è molto positivo, è quello di lasciarti alle spalle un po' il senso di insicurezza. Lasciati alle spalle un senso di insicurezza. Qui tu andrai a chiudere con tutte quelle situazioni che ti hanno fatto un po' penare dentro, fuori, cosa faccio, cosa non faccio. Qui c'è molta determinazione. Per quanto riguarda i sentimenti, posso dirti, in questa settimana è come se tu non ci penserai proprio. Un'altra cosa volevo dirti, qui ci saranno degli uomini se tu sei una donna, ci saranno degli uomini che cercheranno di mettere a tacere anche delle voci maligne sul tuo conto, pettegolezzi. Ci possono essere degli uomini con un fare molto protettivo, proprio per farti rifiorire in quanto, anche a livello di immagine, di reputazione, come se qualcuno qui esce che in passato abbia screditato la tua immagine e quindi tu qui sei in forte ripresa grazie all'aiuto di queste persone. Per quanto riguarda invece la bilancia, per te abbiamo una bella, bellissima energia qui di benessere. No, scusate, ho sbagliato.
Ho sbagliato perché è uscita la carta dell'altra stesa. Belle, belle, belle. Grande, grandissima ripresa qui per la bilancia. Finalmente qui tu avrai una settimana di energia. Qui c'è proprio tanta energia. Qui sei tu che rientri nel tuo potere. Ci sarà una nuova iniziativa che tu intraprenderai, non so se da sola o da solo o insieme ad altre persone, ma qui certamente tu avrai un'energia rinnovata. Mi esce fuori anche che tu ti lasci alle spalle, vedi qui si esce fuori da una disputa interiore, scrupolo, dissapore. Qui finalmente c'è una ventata di nuovo. Tu qui esci fuori, penserai al tuo benessere, ma qui mi viene fuori proprio come una tua decisione importante per la tua vita. Qui c'è come aver razionalizzato il dover abbandonare una situazione che non ti va più bene. Tu qui ti allontanerai da qualcuno o da qualcosa, anche se qui io non ce le ho carte di taglio, non c'ho carte di chiusura, bilancia, ma è come se fosse una situazione che si è trascinata per un po', dove tu sei stato a pensare dentro fuori, dentro fuori, dentro fuori. Improvvisamente ti posso dire che il mese di giugno per te, anche per i transiti planetari che tu hai, perché le carte e l'astrologia poi si vanno anche ad intersecare, tu qui avrai semplicemente una situazione in cui ci avrai un nuovo inizio. Ti lascio alle spalle un non tanto un problema, ma un tuo modo di essere distruttivo. Qui mi esce anche in passato l'essersi quasi autoboicottati con dei comportamenti nocivi. Qui comunque tu vedrai, poi lasciami anche un commento, non, magari non oggi, ma se ti ricorderai fra qualche giorno, quando potrai sperimentare effettivamente, soprattutto se sei donna, la sensazione di star bene, anche star bene da sola. Qui qualcuno di voi, cara bilancia, potrebbe anche allontanarsi da un rapporto logoro, ma da un sacco di tempo, e riassaporare il proprio potere, proprio il godimento di stare da sola. Qui c'è qualche bilancia che non ce l'ha fatta a sopportare qualche figura maschile fastidiosa, perdente, ha chiuso una relazione sentimentale perdente. Scorpione, per te la separazione, beh, qua le carte lo dicono chiaramente, ci sarà una separazione. Vediamo un po' di che tipo, se parliamo di lavoro, di sentimenti, vediamo un po' di capire almeno di cosa stiamo parlando. Ma non credo che qui stiamo parlando di sentimenti, qui stiamo parlando di una situazione dove tu ti puoi allontanare e credo anche con qualche disputa nei confronti di una persona che avrebbe dovuto essere dalla tua parte, non so, per un progetto, per aiutarti ad uscire da una situazione, ma anche qui da un professionista. La chiusura di un rapporto che però credo che possa essere un rapporto di lavoro in questo caso qui, piuttosto che un rapporto societario, un rapporto di fare un qualcosa con qualcuno che non farei più, l'aver preso degli accordi, questi accordi saltano con qualcuno. E però subito dopo ti posso dire che questo vuoto poi sarà riempito da questo bel 6 di pentacoli, dove c'è invece chi è pronto ad aiutarti. Potresti anche nella chiusura di questo rapporto, forse lavorativo, questo accordo che dobbiamo fare ma non lo facciamo più, c'è del risentimento, ci sono già state delle litigate, se non proprio manifeste, comunque c'è stata amarezza, c'è stata divergenza di opinioni e potrebbe esserci. Scusate, potrebbe esserci di mezzo anche un chiedere denaro, però diciamo non con tanto accanimento da parte di chi te lo chiede, un tentativo di chiedere denaro, però qui mi esce come se poi subentrerà una persona che cercherà un attimino di ammorbidire, di mediare questa
questa situazione qui, va bene? Qui attenzione perché potresti essere un po' con il piede di guerra tu. Nel difenderti, nel difendere una tua posizione, qui potresti avere un po' la sensazione di essere tu contro tutti, ma così non è perché questo sì è veramente benefico. Tu qui vai a chiudere una situazione che non ti dà più niente da un punto di vista di accordo con qualcuno, un fare un qualcosa di serio con qualcuno che però qui salta, sì, ti allontani da qualcuno, non penso nell'ambito sentimentale, ma qui c'è la sostituzione, come se tu già qui hai in mente chi ti dovrà invece dare una mano in una determinata situazione, ma non parliamo credo di sentimenti, Sagittario. Oh, Sagittario, un po' di sana distrazione per Sagittario, qui ci potrebbe essere una figura maschile un po' in astio con te, una figura maschile che sembrerebbe addirittura giocare, prendersi una figura maschile infastidita dal tuo essere così, non lo so, mi esce un Sagittario al femminile. Attenzione a una figura maschile. Qui c'è una figura maschile che si prende gioco di te letteralmente, c'è una figura che ti sta anche manipolando, è una figura che però sotto sotto gioca, scherza, ride, ma sotto sotto è come se ti volesse colpire. Avete presente quegli uomini che non lo so, se una è una bellissima donna, cercano il difetto fisico, cercano di mortificarla. Qui c'è un uomo che ti ha puntato, ma ti ha puntato in negativo e quindi tu sopporta e sopporta di questo uomo, a un certo punto tu sentirai la necessità di doverti proteggere, devi proteggerti da questo uomo perché vai e vai e vai avanti. Questa persona è fonte di dispiaceri, di contrasti. Va bene, Sagittario? Soprattutto se tu sei una donna, al maschile viceversa potresti avere a che fare con una donna con un modo di fare un po' dispettoso, che si diverte, che è provocatrice. Attenzione, perché qui anche se c'è la carta del gioco, sì. Genericamente possiamo dire può essere una settimana anche dove tu avrai dei momenti di svago, di spensieratezza, di gite all'aperto, una piccola gita fuori porta. Ok, detto questo, un po' per tutti. Però andando nello specifico, io qui vedo un uomo che pungola costantemente una donna che è stanca, la quale viene colpita anche perché sembra agli occhi degli altri stare sempre in piedi, troppo forte. Questa tua forza. Potresti avere anche dei tratti leonini nel tuo tema natale, se tu sei donna, non so, un ascendente leone, perché questo uomo ti ha puntato perché ti vede troppo forte, è invidioso della tua forza. Qui hai a che fare anche con un vigliacco, con una persona un po' debole, una persona che si diverte a pungolarti, a darti fastidio, mandandoti dei messaggini che alla fine ti fanno solo innervosire o nulla di più. Quindi tu arriverai a un certo punto, questo gioco, questo andirivieni, questo battibecco di messaggio, scrivete a tu, a un certo punto ti stanchi e qui da parte tua mi viene che capisci finalmente che ti devi proteggere da questo uomo, come se ti scaricasse tutta la sua spazzatura addosso sostanzialmente. Qui a un certo punto tu direi, oh, beh, adesso basta. Togliete la confidenza, chi si prende confidenza con voi? Capricorno, la lotta, mamma mia, vai, auguri. Capricorno, per te la lotta. Vediamo con chi sei in conflitto. Vabbè, comunque state tranquilli, si parla solo di una settimana. Vedete come mi va a confermare le carte? Guardate un po'. L'asso di spade. Bella, allora qui tu prendi una decisione proprio di stroncare, vai a stroncare una situazione, vai a stroncare anche una persona. Tu qui tagli, tagli,
rompi, sei stanca, ma hai qui tanta energia. La lotta più l'asso di spade. Qui mi indicano anche una vittoria, seppur su un argomento che ti potrebbe aver causato sofferenza. Soprattutto se vedi qui c'è la lite e qui c'è la lotta. Di nuovo, qui c'è una questione da mettere a posto. Ma qui tu mi vieni vincitrice, non ti so dire se già in questa settimana, perché qui il 6 di bastoni indica un evento a te favorevole. Qui abbiamo la regina di bastoni. Quello che ti posso dire è che se c'è una lotta, non posso dirti se già in una settimana vai a risolvere tutto, vai a vincere. Ma se qui parliamo di una persona, non escludo che tu possa troncare, diciamo, non felicemente, con un esito positivo per te. E anche come qui c'è la lotta e l'asso di spade, come per dire, un conto è lasciarsi o allontanare qualcuno diplomaticamente, un conto è dire bam, una spada che taglia netta la strada tra te e un'altra persona, fatta anche dopo un bel litigio, dopo una bella litigata. Tu dici: sai che c'è fuori dalla mia vita. Per quanto riguarda invece altre situazioni, gli esiti di questa lotta, che possono essere vittoriosi per te, possono andare un po' più in là nel tempo. Quindi se tu c'è una causa, se tu sei contro qualcuno, se tu devi risolvere situazioni un pochettino più complesse, quello che ti posso dire è che tu seguirai nel futuro questa energia comunque a te molto 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 favorevole. È vittoriosa, credo anche io, però siamo ancora in un ambito di lotta, cioè che c'è ancora un po' appunto da lottare e da darsi da fare. Per te, Acquario, mi aveva scritto una ragazza: ma quando fa il video sull'acquario? Eccolo qua, mia cara, per te la conquista. Bellissima carta per te, ti aspettavi il video dell'acquario.